Ciao a tutti amici, buon pomeriggio, ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro! Perdonate l'ora tarda, in effetti dovrei dire buonasera, ma ci tenevo troppo a registrare questo video per caricarlo e farvi sapere che sono tornata da una trasferta a Torino magnifica che mi ha permesso di collezionare nuove emozioni e nuovi ricordi e che vi racconterò in un altro video. Qui invece devo assolutamente raccontarvi di una collaborazione che oramai si è avviata e credo anche in maniera piuttosto approfondita con SissiTube. Abbiamo indetto una Nita e Sissi Christmas Challenge che riguarda 4 punti da risolvere per questo mese così magico e che è partita il 7 di dicembre e terminerà il 7 di gennaio con una ricapitolazione finale degli obiettivi che sono stati raggiunti e degli obiettivi che invece sono stati disattesi. Io direi di partire subito con i punti così che possiate condividere anche il mio video nella vostra adesione e partecipazione all'iniziativa che, mi raccomando, io vi aspetto, deve essere numerosa, ma so già che moltissimi hanno deciso di prendervi parte, accettare la sfida e come sempre divertirsi con noi. Punto numero 1: Cioccolata calda, un libro che rileggi ogni anno nel periodo natalizio perché sa riscaldarti il cuore. Allora, io non ho un libro che rileggo ogni anno nel periodo natalizio, perdonate anche i guanti ma fa davvero freddo, perché a Natale mi piace sempre leggere nuove cose, o comunque mi capita sempre di leggere nuove cose, anche perché tra regali e acquisti arrivano delle new entry. Però, trattandosi di cioccolata calda, ho pensato di addentrarmi finalmente nel seguito di un romanzo nel cui titolo è nominata la cioccolata. E sto parlando di Profumo di zucchero di Catherine Littlewood, una pubblicazione Mondadori che io ho in versione Oscar bestseller. Infatti, il primo volume di questa squisitissima saga per ragazzi più piccoli, ma anche adatta ai cuori sognatori dei più adulti, dei più grandicelli, o comunque per chi avesse voglia di tornare bambino e tornare a sognare, il primo volume di questa saga aveva proprio come titolo Profumo di cioccolato, e quindi credo che non possa esserci accostamento migliore per questa prima richiesta della challenge. Seconda richiesta: Albero di Natale, un libro dalla copertina colorata, un libro che in qualche modo ti suscita entusiasmo ed emozione. E qui, ragazzi miei, amici book lovers, è con grandissima emozione che vi presento Panna nel grande giardino di Carlotta De Mellas e Miss Ceci Part. Questa pubblicazione vede la collaborazione di una mia carissima amica scrittrice, animo, sensibile, sognatore davvero, che è Carlotta De Mellas, a cui mando mille baci e mille abbracci, e poi Miss Ceci Part, che è la mia sorellina e che qui si cimenta con il suo primo lavoro, con la sua prima opera illustrata letteraria cartacea, perché infatti si può toccare e maneggiare e anche odorare, perché ha un profumo buonissimo questa carta. A pubblicarlo è la Rapsodia Edizioni, in un'edizione veramente di tutto rispetto, molto carina e tenera, proprio come la protagonista, che è Panna. È quindi una fiaba breve, una storiella breve, ma che so già mi saprà regalare un mucchio di emozioni. Punto numero 3: Biscotto di pan di zenzero, leggi un libro ad alto contenuto di zuccheri per abbandonarti a un mare di coccole. Dunque, qui avrei potuto anche accostarci Profumo di zucchero di Catherine Littlewood, ma non l'ho fatto e invece ho pensato a un altro grande classico della letteratura per ragazzi, che dentro ha zucchero a quantità, perché ci sono emozioni disparate e variegate, proprio come una bellissima e deliziosa torta, proprio come in una bellissima e deliziosa torta. E sto parlando di i romanzi di Peter Pan di James Matthew Barrie, in questa edizione Oscar Mondadori, che richiama ma moltissimo la locandina di un riadattamento cinematografico che è stato proiettato nelle sale di recente, qualche anno fa se non mi sbaglio.
È da molto tempo che non incontro Peter, quindi ho bisogno della sua ciurma di bambini sperduti, delle sue avventure, della sua ombra e di Campanellino. Devo ritornare nell'isola che non c'è perché è un periodo in cui sento potrei trarne grandissimo beneficio e quindi sentirmi leggera come se assaggiassi una meringa e coccolata proprio come farebbe una stecca di cioccolato. Punto numero 4. Babbo Natale. Si sa che il nostro amato Santa sbrighi il da fare tutto in una notte, perciò leggi un libro breve, fiaba o romanzo che sia, e fallo nella notte del 24 dicembre. Bene, qui mi sono anche divertita perché è stato molto periglioso riuscire a trovare un libro da poter leggere nella notte della vigilia di Natale che avesse anche in un certo senso un'assonanza con il Natale, una vicinanza. Però poi mi è comparso davanti agli occhi all'improvviso e anche questo è stato un bellissimo dono di Carlotta De Mellas che continuo ad abbracciare virtualmente. E si tratta delle lettere di Babbo Natale di J.R.R. Tolkien in questa bellissima edizione Bompiani, un vero gioiellino di libro. Queste lettere, pensate, includono delle illustrazioni di Tolkien, guardate che belle, no, così, guardate. E sono lettere che di anno in anno hanno fatto visita a casa Tolkien, in particolar modo ai figlioletti del nostro amato Tolkien, che ricevevano appunto ogni anno gli aggiornamenti, il resoconto e le avventure da niente poco di meno che il celeberrimo Santa Claus, Babbo Natale. Era una tradizione che si era instaurata in famiglia, che aveva preso piede, che era stata naturalmente frutto di un'idea di J.R.R. Tolkien, perché i suoi figli non dimenticassero mai quanto potesse essere salutare e importante e salvifico sognare e immaginare e credere in ciò che si sognava e si immaginava, perché tutto poteva essere possibile. Lui, da grande padre del fantastico, non poteva smentirsi, ovviamente. Io non vedo l'ora di tuffarmi tra le pagine di queste meravigliose favole, perché sono poi delle lettere, perché anche io in quelle lettere ho sempre riscoperto il piacere, il gusto, l'amore per l'abbandono all'immaginazione, proprio per un affidamento completo, totale di me, un dono di me all'immaginazione e anche proprio alla fiducia in alla fiducia in quell'immaginazione che poi può trasformarsi anche in realtà. Bene, amici book lovers, i 4 punti sono stati soddisfatti e io spero di farcela fino al 7 gennaio, ma sicuramente sì, ho dei buoni presentimenti e anche buoni propositi. Per partecipare, naturalmente, vi basterà fare 2 cose semplicissime, anzi una che è, diciamo, di primaria importanza ed è quella necessaria, l'altra è facoltativa e ci farebbe tanto tanto piacere. La prima è quella di condividere la challenge con l'hashtag #SissiAnitaSummerChallenge nei vostri canali social, iscrivervi ai nostri canali YouTube e anche al blog, se vi fa piacere, alle nostre pagine Facebook ufficiali che vi lascio tutte in info box. Quindi per ora è tutto, io vi aspetto nei prossimi giorni perché ho da caricarvi la serata che ho moderato insieme a Melania del blog Mela Mangia Libri con l'autrice Sara Bianca, l'intervista fatta a Sara Bianca, il blog di Torino con tutto quello che è successo e, se vi fa piacere, anche un book haul con quello che ho comprato, che però non prevede soltanto libri ma anche accessori, merchandising e gadget vari. Io vi riempio di abbracci, vi stritolo e vi coccolo anche io e vi auguro di fare come sempre tante strabilianti letture, amici miei. Alla prossima, ciao ciao ciao.